Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Bentornati nella serie Riccardo Muscarella e i suoi problemi con le batterie delle automobili. E allora ragazzi, io avevo dei prodotti da farvi vedere che riguardano le batterie delle automobili che non erano programmati per questo periodo, però la batteria della mia macchina ha deciso di nuovo di lasciarmi a piedi. L'avevo cambiata l'ultima volta a luglio del 2018. Questa batteria qualche giorno fa mi ha abbandonato e ho dovuto comprare un'altra batteria che è qua sotto. Quindi approfitto di questa situazione per farvi vedere un tester di batteria della Top Dawn che ha addirittura uno scontrino oltre al display che fuoriesce dalla parte alta, utile per chi vuole avere un promemoria di ciò che viene riportato sul display. Non lo ritengo in realtà una cosa indispensabile questa dello scontrino, sinceramente, però se dobbiamo testare più batterie dobbiamo segnarci in base al periodo in alcuni post-it il risultato di ciò che vediamo sul display, oppure possiamo stamparlo, sicuramente è una comodità. Allora ve lo faccio vedere così al volo adesso, e adesso spostiamo l'inquadratura e ve lo faccio vedere sul bancone. All'interno troviamo anche dei rotolini di ricambio e uno inserito già all'interno del vano. Questa è la scatola, il modello è BT300P della Top Dawn, e ovviamente vi lascerò tutti i link per poterlo comprare, poterlo vedere su internet, eccetera. Allora, il dispositivo si presenta in una plastica nera molto robusta, un display ampio sulla zona centrale e dei tasti per dei comandi. Questo è il vano per poter mettere il rotolo per lo scontrino. Sembra fatto bene, non sono un intenditore di questo tipo di vani, però sembra fatto bene. Ai quattro angoli ci sono questi inserti in gomma antiurto, che sarebbe stato meglio se avesse interessato anche direttamente l'angolo vero e proprio. Comunque, allora proviamo a fare una cosa, apriamo la batteria. È una batteria nuova, quindi sicuramente non avrà alcun problema. Vediamo come funziona questo dispositivo. Questi coccodrilli sono fatti molto bene, sono protetti, sono anche belli da vedere. E il cavo si dirama in due solo ad un certo punto. Questa è una cosa comoda perché solitamente escono due cavi, insomma è fastidioso. Invece in questo modo abbiamo un cablaggio ordinato fino ad un certo punto, e poi dove ci interessa, quindi dove abbiamo necessità di utilizzare una diramazione, allora si divide. Allora, per poterlo accendere basta semplicemente collegare i contatti, il rosso con il positivo, il nero con il negativo. Si accende il display, allora ci dà la possibilità di fare un test della batteria, quindi un test rapido, più la possibilità di scegliere la lingua. Come vedete, prova gomito, recensione dati, eccetera, sono delle traduzioni un pochettino. Le lingue disponibili sono inglese, francese, tedesco, italiano, russo e spagnolo. Cambiando lingua si riavvia e ci dà un menu quindi in inglese. In questo caso le voci sono molto più comprensibili, ma mi piace di più in italiano, quindi rimetterò la lingua in italiano. Allora, facciamo direttamente il test della batteria. Ci chiede di che tipo di batteria si tratta, ed è una batteria standard, e mi chiede che tipo di batteria. Possiamo scegliere fra i vari codici, ogni batteria ha riportato il tipo di codice, questo è EN, quindi scegliamo EN, Enter. Mi chiede di impostare tutti i valori riportati sull'etichetta, quindi in questo caso 420. Possiamo variare questo valore con un clic per volta, oppure mantenendolo premuto aumenterà e diminuirà velocemente. Quindi lo porto a 420. E do l'ok. A questo punto inizia l'analisi. Ok, mi dice che la batteria è ok ed è sana, quindi uno stato di salute del 92% e una carica del 90%, quindi 12,54 volt. Una resistenza interna di 6,75, più è basso il valore, più la batteria ha uno stato di salute alto. A questo punto abbiamo la possibilità di stampare lo scontrino con tutto ciò che è riportato in questo display. Ok. E abbiamo il nostro scontrino, quindi abbiamo praticamente un promemoria cartaceo, verba volant scripta manent, e abbiamo la possibilità di conservarli per avere anche un confronto nel tempo oppure un paragone con altre batterie. E allora questa è la vecchia batteria che devo rimuovere, facciamo un test, scusate se si sente il rumore del vento ma non posso farci nulla, ha le stesse caratteristiche dell'altra, quindi diamo l'ok, fa l'analisi e mi dice che la batteria è da cambiare. Infatti ha uno stato di salute del 2%, è un voltaggio bassissimo, e la resistenza interna, come vedete, addirittura è a 20, quindi una batteria ormai assolutamente andata da buttare, che mi ha abbandonato all'ultimo minuto.
Allora, ho messo la batteria nuova, adesso possiamo fare i test che ci consente di fare questo dispositivo dopo aver testato lo stato di salute della batteria. Quindi prova a gomito sarebbe il test di avvio, il test di ricarica e basta. Allora, andiamo su prova a gomito, enter, e ci dice di avviare il motore. Automaticamente riconosce che il motore è avviato, quindi ha fatto l'analisi, avviamento ok, quindi possiamo stampare anche questo dato e poi ci dà la prova di ricarica, carica di prova. Analisi. Aumentare il giro del motore fino a 2500 giri per 5 secondi. Io non ho un contagiri, quindi cercherò di riuscirci a orecchio. Tensione di carica ok, quindi ci dà il risultato che possiamo pure stampare. E infine recensione dati ci dà la possibilità di rivedere le varie schermate che rimangono memorizzate delle varie prove, quindi la batteria che era sana al 2%, insomma tutte le varie prove che abbiamo fatto. Quindi ci dà la possibilità di avere sia un promemoria sul display che un promemoria cartaceo. E questi sono quindi gli scontrini con i riscontri, i rapporti di ciò che ho ottenuto testando le batterie. Effettivamente, pensandoci, dover trascrivere tutti questi dati, se si fanno più test, potrebbe essere fastidioso. Quindi con lo scontrino abbiamo la possibilità di avere un promemoria. Come tester funziona bene, abbiamo visto che riesce a darci tranquillamente i risultati delle batterie per quanto riguarda il loro stato di salute, lo stato di carica, e a darci un rapporto pure per quanto riguarda l'avvio del motore, eccetera. Quindi effettivamente è un tester che funziona bene. E siamo giunti quasi al termine di quest'altra puntata di Riccardo Muscarella e le sue disavventure con le batterie di auto e moto. Allora, infatti, come vedete è collegata anche alla batteria della mia Vespa, però con questa che è da 9A non riesco a fare alcun test. Cosa dire? Spero di non fare altre puntate con le disavventure sulle batterie della macchina, perché le ho comprate da poco e sinceramente non vorrei spendere altri soldi in batterie di automobili. Il dispositivo funziona bene, come abbiamo visto riesce a darci diverse letture per quanto riguarda lo stato di salute delle batterie, per quanto riguarda il test di avviamento della macchina, il test di carica della batteria, eccetera. Quindi un dispositivo che effettivamente ha dimostrato di funzionare bene. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche. Mettete anche mi piace al video se vi è piaciuto e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.